Le ricette dei nostri chef vi tengono compagnia tutti i giorni, tante idee, tante proposte, tipicamente abruzzesi, e anche oggi insieme a noi c'è il nostro Marco Caldora. Ben rivisti anche oggi ed è sempre un piacere stare con insieme, voi. Insieme. Ormai siamo diventati una grande famiglia, sì, insieme ai nostri telespettatori. È vero, una grande famiglia, un programma che va avanti da ormai da 4-5 anni. Quindi, sì, sono 5 anni. Sono fiero di farne parte. Noi siamo più contenti, chef, di averti con noi. Anche perché, sarò sincero, guarda, non perché ci sono io e i miei colleghi di qualità Abruzzo, che ci vogliamo tutti quanti bene, però è proprio il programma più bello, più fatto bene, capito? L'operatore è bravo, non sono quelle riprese. Grazie, chef. Ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo tutta, perché insomma... È molto professionale, ecco, non è quel programma che poi sminuisce anche l'importanza che si va a dare ad un piatto o deve essere al vostro livello, no? O un territorio, sì. Grazie chef, merito anche vostro, soprattutto vostro. Ma torniamo a noi, alla nostra essenza. Oggi facciamo una ricetta dove succede sempre, insomma, in pescheria vedi quella bella pescatrice, quella bella cosa, e tu e dici, mo come la faccio? Ma mo questo che mi serve, la spesa, le patate, il forno, dopo chissà quello se lo mangia. Oggi facciamo una ricettina con una pescatrice che se eventualmente dobbiamo fare un primo, nel frattempo facciamo il primo, si è cotto anche, quella va da sola. Si è cotto anche il secondo. Abbiamo fatto un piatto, perché ricordatevi la semplicità È un dono. Poi dite che Marco è il mio preferito, ma capite perché? Cioè, lui ci offre sempre spunti che a casa sono fondamentali, perché insomma noi dobbiamo avere la possibilità di rifare. Mi ci metto anch'io, perché io sono qui e vedo, ma voi avete anche il filtro della TV, quindi dovete riuscire a capire tutti i nostri passaggi. Operazioni facili, ricette che si possono rifare tranquillamente, quindi veramente, chef, sì, tu hai capito perfettamente quello di cui noi abbiamo bisogno, quindi questa è una ricetta perfetta per noi. Allora, infatti abbiamo bisogno di una pescatrice, l'unica cosa, spellarla e pulirla, come se puoi curarla. Come se non ci abbiamo voglia, ce la facciamo fare in pescheria, che ce la fanno. Esattamente. Due pomodorini, due spicchietti d'aglio, un po' di rosmarino, un peperone, un bicchiere di vino. Penso che a casa ce l'abbiamo un po' tutti. No, ma veramente? Se ci manca un ingrediente non fa niente, non se ne accorge nessuno. Rosmarino basta farsi una passeggiata, perché in Abruzzo veramente ne abbiamo talmente tanto che cresce in maniera spontanea. Io lo rubo ai miei vicini in continuazione, perché insomma. Ma se non abbiamo il rosmarino ci mettiamo un cappero, se non abbiamo un cappero ci mettiamo un'oliva. Un timo. Cioè non ci facciamo la testa. Esatto. Inventiamo, creiamo. E basta, tutto qua. Iniziamo. Mazza che velocità. Allora, facciamo che io nel frattempo sto facendo la pasta e devo mettere a fare anche il secondo, perché ho degli ospiti a casa. Esatto. Quindi, mentre io preparo la pasta, butto un po' d'olio. Mettiamo un filo d'olio in un padellino. Ci prendiamo uno spicchietto d'aglio, lo schiacciamo. Con la camicia. Lo lasciamo. Sì, abbiamo anche un passaggio in meno da fare. C'è la mia amica Angela di Tollo che quando vede che schiaccio l'aglio così si innamora, perché dice, guarda, come schiacci l'aglio? Sai che l'ho iniziato a fare anch'io a casa, tra l'altro l'ho fatto. Ma sì, perché comunque... Ti ho pensato, e adesso faccio come fa Marco, ho preso l'aglio, crack! Ecco qua, facciamo dorare, abbassiamo un po' la fiamma, non esasperiamo troppo con... Ah, sai che stavo facendo? Stavo facendo un risotto con i funghi e volevo dare un po' d'aglio, un po' il sentore d'aglio ai porcini, però non volevo fosse troppo invadente. Ah. E quindi ho fatto così e devo dire che è andata benissimo. Ma chi non lo vuole mettere intero lo può anche mettere sbucciato. Basta che togliamo, a chi non piace proprio il sentore di aglio, togliere l'anima centrale. A me piace, ecco. A me piace. Tu però, sai, aglio e cipolle le mangerei così. Però ecco, i soffritti in cucina sono, non dico indispensabili, però danno... Beh, fanno parte della nostra tradizione, noi partiamo da lì. Senza la tradizione non possiamo fare niente. Poi la possiamo innovare, la possiamo modificare. Si arricchisce di tecniche nuove la tradizione, grazie anche agli studi che sono stati fatti. Però, insomma, senza quella... Quindi il nostro aglio è stato friggendo, i nostri agli con la camicia, belli, poi prendiamo la nostra pescatrice. Appena la intacchiamo un po' alla base cervicale, che è quella parte che poi fa arricciare. Ah, che, ok. Quindi noi la parte cervicale andiamo a intaccare. Musica! E mettiamo in padella, riaccendiamo il fuoco, facciamo scottare un attimino. Poi ricordatevi, della pescatrice non si butta niente,
perché è un pesce che è tipo il maiale, ecco, a poco addirittura le trippette di pescatrice. L'abbiamo sì. anche fatta, sì, è vero, l'abbiamo dimenticato, l'avevamo fatta le trippette di pescatrice. Mettiamo il coperchio e facciamo rosolare un momentino a fuoco vivo. Okay. Così andiamo a creare quella crosticina. La pescatrice ha una pelle sottile sottile, non la pelle scura che andiamo a togliere. Quell'altra, sotto, ecco, sì, un'altra piccola guaina. Che sì. quella ci fa da da pentola praticamente, ecco, come se fosse un contenitore. Sì, esatto. Un film protettivo che sigilla un po' i succhi e la morbidezza anche delle carni. Spegniamo il fuoco, facciamo abbassare un pochino la fiamma, mm-hmm. perché la pescatrice è un pesce che comunque contiene molti liquidi, okay. Perciò va protetta con questo involucro suo. E di conseguenza anche in padella va sempre un po' a scoppiettare perché contiene molti liquidi. La giriamo. Copriamo. Ricopriamo e riaccendiamo. E rialziamo. Perché poi a casa, non so se anche tu a Morgan lo sgridi, perché a me mia sempre. Moglie Elsa mi sgrida sempre. Perché? Quando che sporchiamo la cucina, sì, si sporca la cucina. Elsa ha ragione. E credo che tutte le nostre amiche che ci seguono da casa ci stiano dando ragione in questo momento, perché io sai che faccio? Copro di carta argentata, sono uno spreco, ma io non ho voglia di pulire dopo. Però abbiamo trovato la soluzione, vedi? Il coperchio, però il momento in cui apri... Spegni la fiamma, fai abbassare la fiamma e andiamo a però quando si va di fretta, chef, si può fare. Allora, a orecchio e rosolata, riabbassiamo a la orecchio. Fiamma. Sì, a orecchio. Che la cucina ha bisogno anche, anche delle orecchie. La cucina è anche musica. Musica. Allora, apriamo, mettiamo un po' di vino bianco. Non riaccendiamo subito, sai perché? Perché allo stesso tempo, Jennifer, aggiungiamo anche un goccino d'acqua. Quindi acqua e vino. Perfetto. A questo punto riaccendiamo. Ok. E dobbiamo rimettere il coperchio? Sì, mettiamo il coperchio. Ci prepariamo il peperone. Questo poi è un piatto secondo me anche un po' rustico, di quelli proprio che appartengono a noi. È vero. Quanti piatti abbiamo fatto insieme, chef? Un'infinità, tantissimi. Adesso dobbiamo fare un libro, Jennifer. Ah, è vero, una raccolta dei nostri... Assolutamente, ma sai, era un progetto da diverso tempo, lo faremo. Raccoglieremo tutte le ricette dei nostri chef. Veramente Rete 8 ha un archivio incredibile della tradizione culinaria abruzzese. Credo forse siamo gli unici ad avere tutto questo materiale, quindi insomma abbiamo un bel primato, la nostra emittente, devo dire che... Eccoci. Sì, sì. Quindi perché non trascriverli? Vedi, qua stiamo andando, non sentiamo più il profumo del vino perché il vino è evaporato, ha lasciato solamente le sue proprietà. Un pizzico di sale. Sì. Mettiamo... i peperoni. I pomodorini. Ora in questo periodo sappiamo benissimo che i pomodorini purtroppo non sono quelli che usiamo d'estate. Anche se non sono male, però danno poco colore. Mettiamo giusto una puntina di polpa di pomodoro. Okay. Giusto per il colore serve, sì. Prendiamo un bel rametto di rosmarino. Prendiamo così, sta ritirando, non mettiamo più vino assolutamente e mettiamo perché l'acqua nelle cotture del pesce è sempre importante, perché abbiamo bisogno di liquidi. Ecco qua, a questo punto che abbiamo messo già tutti i suoi ingredienti sono qua, il sale c'è, l'olio c'è tutto, il rosmarino, già così rimanda sui profumi. Chiudiamo il pentolino nel frattempo e lasciamo bello a temperatura, cioè sul fuoco lento, facciamo cuocere piano piano. Mentre mangiamo un primo, un secondo, ci nel siamo. Frattempo, magari se vogliamo iniziare prima, andiamo ad apparecchiare la tavola, a sistemare tutte le posate, a mettere un po' in ordine. E nel frattempo questo cucina. Non stiamo là a toccare, rigirare, che andiamo solamente a fare un massacro. Okay. Allora aspettiamo. Sì, 10 minuti ed è pronto. E torniamo. Ed eccoci qui, chef, posso aprire? Sì, attenzione che scotta. Vado? Prendi questo più pulito. Ta-da! E voilà! Profuma anche il coperchio. Sì, ma perché arriva tutto... Okay. Che meraviglia, chef! Perfetto. Abbiamo un piatto semplice, pulito, delicato e importante. Che meraviglia! Procediamo con l'impiattamento, chef. Allora, eccoci qua.
Nulla toglie che andrebbe bene anche metterlo così al centro del tavolo, così bei crostini magari di pane. Di pane, sì, sì. Poi questo è tutto molto a fantasia. Tutto molto free. Sì. Però, insomma, siamo con lo chef e noi vogliamo un impiattamento degno dei chef. Sì, se lo dici questo. Non vuole fare più niente. No, perché chef è interessante vedere come una ricetta rustica, semplice, poi si può trasformare anche attraverso un impiattamento diverso, no? Magari noi a casa non ci pensiamo, non abbiamo la capacità di farlo da soli, no? Invece, in questo modo, il rametto di rosmarino ce lo lasciamo, sì? Sì. Anche perché arriva tutto il profumo. Che bello. Vogliamo parlare di questo sughetto. Cioè, qui, chef, volendo, ci possiamo anche buttare due spaghetti. Vabbè, ma per te che sei viziosa, sì. anche una bella fetta di pane abbrustolito. Una bella fetta di pane abbrustolito, stufinata all'aglio. Vero? Voilà. Ah, che bello, allora, chef. Eccoci qua. Ci siamo. Questo è un piatto semplicissimo, molto, come dicevo prima, bellissimo, velocissimo. Ecco, se lo impiattiamo così facciamo veramente un figurone. Ci siamo. Grazie chef per questo piatto. Voilà. Veramente. Grazie. Anche oggi è fatta. Rifate questi piatti, non abbiate paura di usare pesci che possono sembrare complicati da cucinare, perché non è vero, tutto il pesce è tutto facile da cucinare. Grazie chef per i tuoi preziosi consigli, grazie a voi per essere stati insieme a noi, ci vediamo domani. Chi soffre di reflusso gastroesofageo dovrebbe ridurre il consumo di cibi grassi. I formaggi grassi e anche i formaggi fermentati. Uovo, sempre nel caso di reflusso gastroesofageo, meglio mangiato alla coque, ancora morbido dentro.